Il futuro della Calabria passa anche dall'agricoltura, lo ha detto a Castrovillari il ministro Maurizio Martina, che ha partecipato ad un incontro promosso per presentare il piano frutticolo di riconversione del gruppo OSAS Campoverde e l'accordo con il gruppo Agrintesa Alegra riguardanti la produzione di pesche e kiwi. Il ministro è rimasto ben impressionato dalle strutture che ha visitato. Vedo una concentrazione di tecnologia, di impiantistica e anche una forza progettuale di grande significato, ripeto, non solo per la Calabria, ma per l'intero territorio nazionale, quindi complimenti a questa cooperativa. Il Il ministro ha poi tessuto le lodi del sistema cooperativo. sistema cooperativo è fondamentale per far crescere il sistema agroalimentare. In tutti i paesi europei, dove c'è la buona cooperazione, c'è anche un agroalimentare forte. In particolare, credo che questo valga per l'Italia e questa è un'esperienza che concretizza questo ragionamento, il fatto di avere cooperative che aiutano i produttori ad associarsi, a lavorare meglio sul loro reddito, a lavorare meglio su alcuni dati organizzativi, è una delle condizioni fondamentali per fare in modo che la competitività del sistema, si sviluppi. E noi siamo qui anche per dire che in questi 12 mesi abbiamo fatto delle scelte importanti che aiutano, questa idea, questo modo di lavorare. Siamo qui per dire che tanto al nord quanto al sud ci sono le condizioni per fare bene un lavoro al servizio di queste imprese. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, si è detto soddisfatto dell'incontro. È stato un incontro importante perché qui nella Pianura di Sibari, in questa struttura dell'OSAS, si è presentato un progetto innovativo di riconversione varietale, ma soprattutto si è discusso delle potenzialità del settore agroalimentare. Il ministro ha detto parole chiare, ha assunto impegni a sostenere appunto un processo innovativo di trasformazione e soprattutto di aggregazione del prodotto nella nostra regione. È stata una bella riflessione, un incontro importante e su questa linea bisognerà lavorare. Il ministro Martina ha anche parlato delle potenzialità offerte dall'Expo di Milano. Ci siamo ormai a pochi giorni dall'apertura. Io invito anche la Calabria a vivere fino in fondo i 6 mesi di Expo come una grande opportunità. Conta molto quello che si farà qui, conta molto ovviamente quello che accadrà a Milano e la capacità che avremo di costruire delle relazioni tra quel sito espositivo e i territori. Già oggi abbiamo decine e decine di incontri, iniziative, progetti che sviluppano molto, ad esempio, il rapporto tra sistema agroalimentare italiano e quell'occasione. Io penso che Expo si rivelerà veramente un'occasione unica per l'Italia, anche solo per il fatto che ci costringe, tra virgolette, ad accelerare alcuni progetti, alcune innovazioni che magari abbiamo lasciato troppo spesso nel cassetto. La Calabria è pronta per l'Expo, ha sottolineato Oliverio. Alla Calabria l'Expo si sta preparando recuperando i ritardi registrati in questi anni e stiamo facendo di tutto perché la nostra regione possa esserci, ci sarà e ci sarà con i suoi prodotti, con le sue risorse, ci sarà in modo dignitoso, nel modo che è consono ad una vetrina come Expo. Oliverio ha anche annunciato che il 24 aprile ci sarà un incontro con il governo per discutere della situazione generale della piana di Gioia Tauro e in particolare del porto.